uno dei grandissimi musicisti che hanno apportato veramente tanto al mio repertorio e in questo speciale Notte Rosa del Final Tour, e quindi sono veramente molto contento del loro apporto musicale. Grazie. I prossimi due brani sono parte di una nuova produzione discografica che ho terminato di registrare finalmente dopo 7-8 anni circa, e sono, non mi ricordo più, però credo 11-12 canzoni inedite. Ho promesso durante una conferenza stampa che feci per l'annuncio di questo tour che avrei comunque fatto due brani inediti durante questo tour. Io so che a voi le canzoni che non conoscete non vi piace sentire, però avevo promesso di farlo e lo faccio, perché comunque credo che sia giusto comunque dare qualcosa di anche in più quello che è il mio repertorio, queste due cose nuove che vi voglio proporre, anche se non sono ancora uscite. Sono due canzoni. La prima canzone si chiama Vento d'aprile, la seconda Torna a sognare. Vento d'aprile è una canzone molto particolare che ho scritto e dedicato ad una bambina che adesso è in paradiso e che ho avuto modo di conoscere personalmente. Per quello che ho potuto gli ho dedicato abbastanza il mio tempo, ma non solo, ma ho cercato anche di sensibilizzare il più possibile il problema sulla ricerca sul trapianto del midollo osseo, che è qualcosa che purtroppo è una grave mancanza, però niente, non se ne parla quasi mai. Comunque la sua vicenda a me ha profondamente colpito e mi ha toccato profondamente. Una sera, un giorno dei tanti di quelli che noi passiamo con uno strumento in mano dove ci viene un'idea e facciamo una canzone, io pensando a lei ho scritto questo Vento d'aprile, e mi auguro comunque che la scienza possa presto fare il miracolo per salvare tanti bambini. Yeah.
primavera.